La psicosi da coronavirus è dietro l'angolo, anche in Toscana. Il rischio che la polmonite virale, scatenata dal misterioso virus che in Cina ha già ucciso quasi 20 persone, contagiandone oltre 400, sbarchi in Europa, in pochi giorni è passato da basso a moderato. Inevitabile l'incremento delle misure di sicurezza messe in atto dal Ministero della Salute, che ha disposto controlli a Fiumicino sui voli provenienti da Wuhan, la città da cui si è diffuso il virus. In Toscana un osservatorio speciale è certamente Prato, che ospita la più grande comunità cinese d'Europa in rapporto alla popolazione residente, ma è anche vero che il tema non riguarda la popolazione stanziale, ma chi arriva da fuori. Il tema è sicuramente di carattere nazionale ed è giusto che sia trattato a livello nazionale. È vero che qui in Toscana c'è una popolazione cinese molto presente, però è anche vero che il tema non riguarda la popolazione stanziale, ma riguarda la popolazione che arriva da fuori. Sappiamo che con le possibilità e la rapidità degli spostamenti odierni, viaggi in aereo, la potenziale esportazione di questo virus e di questa epidemia è più che probabile. Anche l'aeroporto fiorentino, oltre che quello pisano, ovviamente terranno la guardia alta, perché è evidente che bisogna eventualmente intercettare passeggeri provenienti da aree infette, da aree epidemiche, che abbiano la febbre. È un contagio respiratorio, anche piuttosto difficile, ci vuole di stare a una distanza inferiore al metro. Le goccioline di saliva, le secrezioni respiratorie sono infettanti, quindi lavarsi bene le mani, eventualmente usare la mascherina. Ma il tema diventa inevitabilmente anche politico. Aldo Milone, ex assessore all'immigrazione a Prato, ha chiesto al sindaco Matteo Biffoni di intervenire in considerazione delle celebrazioni per il Capodanno cinese, suggerendo la limitazione per evitare rischi derivanti da concentrazione di persone. Visto che nell'ambito di questa manifestazione ci sono diverse feste, vari eventi, cerca un po', parlando anche con i rappresentanti, se puoi, anche a scopo precauzionale, di radare questi eventi. Quasi settimanalmente ci sono degli autobus che partono dall'ex COP di Via Rimini di Prato e li portano a Fiumicino per la Cina. Uno. Ci sono imprenditori che partono in continuazione, fanno Prato-Cina con la madre patria, e poi c'è l'altro aspetto di cui forse qualcuno dimentica la presenza, cioè i famosi clandestini, di cui non si conosce il luogo di provenienza, non si sa neanche come si chiamano, quando sono arrivati.